come mio nonno, che si diceva quattro palle da un flipper, ma lasciamo perdere. Bene, ti sfido all'arte delle quattro palle. Sì. Dai, ci vuole un arbitro. Thomas, Thomas, te devi giustamente dire se a qualcuno gli casca le palle per primo o fermare il gioco e quello ha perso. Bene, Thomas, ce la puoi fare? Pronto? Uno, due, tre. Volevo vedere se ti riusciva. Perché non fai di te? Uno, due, tre. Facciamo che il piano da Thomas. Va bene, dai. Vai te. Uno, due, tre. Come sta andando? Gli sono cascati di già, Thomas. No. Ok, guarda, faccio, però faccio anche trucchi. Quanti soldi c'hai in tasca? Vuoi 10 euro in più? Aspetta, vorrei il pilone di bambini. Vieni qua. Guarda la tendra. Dovrebbero essere in aria le quattro. Guarda, fateci una gara, guarda, bastardo. Dov'è? Non lo vedo. È lì. Vieni qua. Gian Gianni. E ora punizione perché hai perso. No. Come no? Facciamolo con più palle e vincerò. Madonna e messeri, ecco a voi la competizione di 5 palle. 5 palle, 5. Tira fuori l'altra palla. Tirala fuori prima te. Madonna e messeri, prima di non avere tasche devi vedere poi da grosso. Vedi perché? Scusate. Un attimo. Scusate. Sembra volgare, ma non lo è. Non è. Ma bravo! Arbitro, devi arbitrare, i veri arbitri che fanno questo, va bene, ok. Però ci abboniamoglielo. Bene. Oh. 5 palle, 5. 5, 5. Signora, non ci distragga l'arbitro che c'ha, lo vedo in difficoltà. Bene. Primo che gli casca lui. Si mette in ginocchio. Bene. E fa il prossimo numero in ginocchio. Ma in ginocchio fa... Cioè, ci lasciamo stare. Dacci... C'è il guardaline, c'è lui e l'arbitro, lui il guardaline di destra, poi c'è il guardaline di sinistra. Uno, due, tre, via! Io volevo vedere se te partivi, a vedere quanti palli sono. Ciao Domenico, ciao Bruna. Uno, due, tre, via! Ma non era proprio giocato. Mangi i tortelli, sì. Quasi prendi i tortelli, poi quando è pronto tiriamo. Era per fare il simpatico, la signora ride. Sono tutte lì? Uno, due, tre, via! Cinque sole? Sì, ce ne sono. Adesso! E faccio un numero, oppure fai il salto mortale. Il salto mortale! Cosa vuole in pubblico? Salto mortale! Solo uno? Salto mortale! Salto mortale! Salto mortale! No! Guarda, è molto semplice. Io mi metterò giù così, aprirò le gambe, tu prenderai una rincorsa, ti getterai a capofitto catapultandoti sopra le mie gambe e farai un salto mortale. Giordiani, ci sta quasi 40 anni, non che vediamo un salto di alza, Però vengo in qua, perché mi piace più fare una campanina. Bravo. Sei pronto? Gianni, dimmi. Ti ricordi che è successo l'ultima volta che l'ho fatto io il salto mortale? Me lo ricordo. Ecco perché me lo fai fare.
se mi si spappolasse il cervello? Chi se ne frega? Non dormi per tre giorni, eh? Vai! E se battessi i denti e rimanessi stentato tutta la vita? Quella lì non mi fa! Ma non la posso prendere! Faccio! Sì, sì! Volevo sapere! Sei pronto? Mi vedi? Se basta, si spappola! Gianni, hai un buco sui pantaloni proprio qui, guarda. Si vede che buco nelle mutande. Va bene, c'ho le mutande gialle, allora. Gialle anche prima erano bianche. È volgare, così. È una domanda. Di medio è. Ma la vostra! Vado, Vado! Uno! E si fa male! Non ho capito! E si fa male! Veloce! Uno! Due! Due e mezzo! Dai! Dai! Sto concentrando! Gianni, c'è la faccia rossa per pantaloni! Cosa salti? Cosa hai detto a te che non fai l'amore? Madonna in sei. Il numero di Guglielmo Tell. Con un sol colpo fa! Rimuoverò l'oggetto della testa del mio collega senza rimuovere il lobo destro dell'orecchio. O almeno spero. Caso mai schizzasse un pezzo d'orecchio, afferrato, si può sempre riattaccare. Come fai senza provino a fare la musica? L'ho lasciato sul coso. Grazie. Fai la prima. Soffrirai meno. Bambina, se mi prendi. Vai, l'altra volta! Se mi prendi, piccola bimba, io prima ti stacco un gomito. Grignacchi! Ghiacciaja! Dai, attiva! Johnny.
sago? No, va bene, grazie. Non viene qui, eh. Guardate, messeri, questo è un diavolo. È un oggetto cinese, inventato dai cinesi. E si vede perché si usano le bacchette. Una volta accelerato, l'oggetto diventa molto stabile e si riesce a fare acrobazie come sto stesso, del tipo... Wow! Si possono fare anche dei numeri sexy per le signore. Numero sexy! Numero ancora più sexy! Sexy ovviamente non si può scrivere da porno. E adesso soffiate forte al tre tutti insieme. Uno, due, tre. Si chiama alito pesante questo. Attenzione, la giochessa. Lo sconosciamento della horda. E adesso i lanci alti. Il gioco funziona così: io lancio il diavolo in alto e ogni volta che il diavolo è in aria fate oh. Pronti? Uno, due, tre. Oh. Un po' fiacchine, possiamo fare di meglio. Pronti? Uno, due, tre. Oh. Altissimo! Uno, due, tre! E gran finale!